Leonardo Lacava, mister Vivarini ha definito la partita, quella tra Catanzaro e Avellino, un big match attesissimo d'alta classifica che può valere la svolta per entrambe le squadre. Come ci arriva il Catanzaro? Ah, il Catanzaro ci arriva con un morale alto, reduce da due vittorie consecutive, ma soprattutto anche da una squadra che ha ritrovato fiducia in se stessa, sia a livello caratteriale sia in termini di gioco. Ecco, credo che forse la partita arriva nel momento migliore per il Catanzaro. Naturalmente è una partita, almeno per quanto riguarda noi addetti ai lavori in maniera esterna, che le vediamo diversamente come la possono vedere Viverini o Braglia. Io credo che sia una partita davvero fondamentale, anche perché la giornata, quella di domani, sulla carta, per chi precede il Catanzaro o è a ridosso dell'Avellino, hanno tutti i turni facili. Per quanto riguarda la probabile formazione, ci sono indizi? Guarda, possiamo, diciamo, ipotizzare la formazione che è andata in campo contro il Picerno. Credo che non dovrebbe discostarci da molto, anzi credo che sia proprio quella là: Branduani di tre pali, difesa a tre con Martinelli, Scognemil e Spazio, centrocampo a cinque con gli esterni Van de Putte a sinistra e Paella a destra, al centro Sunas, Verna, ballottaggio tra Cinelli e Maldonado, se Maldonado ha recuperato le condizioni fisiche. In attacco e dovrebbero partire i titolari Biasci e Vasquez. Ecco, dal punto di vista invece della tifoseria, quante persone sono attese al Ceravolo? Si augura che ci sia una cornice di pubblico. Fino adesso è un po' come è stata ad Avellino, sono le aspettative delle società sono andate deluse sia ad Avellino che a Catanzaro. Spalti che non sono con l'ordine della tradizione di entrambe le due tifoserie. Ieri, ad esempio, i biglietti distaccati erano 325, di cui 27 ad Avellino, aspettandoci una buona cornice di pubblico.